Cioè, io non piglio più niente. Ok, ci siamo. Qui devo ingrandire a 150 per i prossimi. Meno giovani. Qualcuno, tipo te, se senti freddo alle spalle, devi andare a chiudere. Non posso You're dire. Te lo ricordo, voglio dire. Allora, vado giù. Allora, quello che dobbiamo fare, abbiamo già visto come sono le equazioni del moto in un campo gravitazionale applicando il principio di equivalenza. Applicando il principio di equivalenza. Eravamo arrivati a vedere che cos'era le equazioni del moto, quindi sono queste, vedete, queste che abbiamo scritto qua, o questa forma qui. Poi siamo passati a vedere come si muove un raggio luminoso, cioè una particella di luce, perché la particella di luce non può, siccome è a eventi nulli, no? Cioè, il percorso di una particella di luce connette eventi nulli, no? Sì, se non Non possiamo possiamo usare un usare il DS, circuito. quindi dobbiamo usare un parametro. Allora è emerso il fatto che dobbiamo usare il numero d'onda, il quadro vettore d'onda, che poi quello sarebbe legato al quadro impulso. Poi siamo passati alla Lagrangiana. La Lagrangiana di tipo, di tipo non relativistico, che è la 42, mentre invece quella relativistica è questa qua. Ora, quando la velocità tende a 0 rispetto a c, dalla relativistica arriviamo a questa che è quella, chiamiamola classica. Questo è il tuo coso. Perché questo? Perché stiamo cercando di vedere qual è l'azione non relativistica. Se mentre sto ricostruendo quello che abbiamo fatto, potete fare domande, se non le fate, io presuppongo Ma che, io ho due domande da farti, ma prima cosa, esterne a questo in quella proiezione scorsa. o a che, e cos'è? No, c'è un certo punto che fanno proprio. Non ho capito. No, a un certo punto con il concetto della scorsa che mi era completamente nuovo. Hai capito, Alberto? Era. Sì, qual è il concetto che gli era completamente nuovo? Non l'ha detto né a te né a Cioè me, che un né a nome, Oreste. lui ha fatto domanda su questo argomento. Beh, non te lo sei Allora io appuntato. so quando c'è sul futuro di casa, guarda. Cosa mi viene in mente quella risposta che hanno? Mentre invece tu hai parlato a un certo punto che l'universo è inospitalibile. Sì, però in realtà, voglio dire, è difficile vederle queste immagini dell'entanglement tra tutte le particelle, perché sono tante, no? Cioè tu dici che le particelle dell'universo sono inospitalibili, sono tangible. Le particelle cosa portano dietro con sé? Gli eventi, no? Sì. Quindi sono gli eventi che sono tutti entangled. Ah, vedo che è un sé inverso più in Italia, un concetto più diverso in Italia di cui cosa? No, l'universo non è l'insieme delle particelle. Gli no, Le ok, particelle se, sono no, no, ok, incastrate tra loro. Ok. cazzo, è un po' strano, eh. Allora, il concetto è, dove siamo arrivati è che l'azione, come sempre, è l'integrale della Lagrangiana nel tempo. Però se la Lagrangiana è questa forma relativistica, che Non relativistica. è questa qua, la 42, ecco Ok. che l'azione è meno m per c integrale a terza tonda, c meno v quadro fratto 2c più φ fratto c. Ecco, adesso questa cosa qui. Scusa, l'elemento A della Lagrangiana, Sì, potenziale dov'era? aspetta, lo scrivo subito. Cioè, volevo scrivere prima quello perché c'è. Ok. Questo? No. Allora, ricapitoliamo. Noi abbiamo questa che è la Lagrangiana di una particella libera. Non guardate la parte costante, no? Ed è un mezzo mv quadro. Sì. Poi, se la particella si trova in un campo gravitazionale dove φ è il Ah, è potenziale, più potenziale ed è il potenziale di Newton, ve lo scrivo qui, φ. gravitazione. Invece mc quadro è la roba così. È la È costante. la costante. Φ è uguale, g la costante di gravitazione universale, m grande, chiamiamola m grande la massa Dio, che qualche genera massa. quel campo gravitazionale, diviso r. Questo è il potenziale newtoniano.
e quella phi vuol dire questo. Allora qui abbiamo scritto questa roba qui, vedete? Quindi per confronto, siccome l'azione espressa in forma generale relativistica è uguale a meno mc integrale del ds, dove s è l'intervallo di separazione spazio-temporale, allora il confronto tra questa forma e questa ci fa capire che il ds è uguale a questo. Allora, questa espressione qua da dov'è che trova questa? La s uguale a meno mc per l'integrale del... Sì, è vero, avete ragione, nel senso che siamo al notebook 32 e questa roba è roba del periodo di quando facevamo il 6, 7, il notebook 6 o 7, quindi siamo molto distanti, no? Però questa è l'espressione relativistica dell'azione. L'avevamo... Sì. La MC. Devo far vedere dove l'abbiamo ricavata? Sì, ne avevamo parlato, adesso lo ricordo. Sì. Ecco, a questo punto quindi sappiamo che DS è questa roba moltiplicata per DT. Siete? Questa roba moltiplicata per DT. Questa per DT, no? Come c'è scritto qui sotto. Allora, siccome a noi interessa il DS quadro, allora facciamo così, piglio direttamente questa e ve la scrivo qui. E ne facciamo il quadrato, quindi per esigenze di copione questa D la scrivo così, e anche qua, perché sennò matematica la interpreta come l'operatore, quindi cerco di agire. Tanto a noi adesso ci serve da un punto di vista di rappresentazione. Questo è il quadrato, e allora devo fare il quadrato di tutta questa roba, se vi ricordo? Che però l'ho esagerata, nel senso che chiudiamo qua, mettiamo qua e facciamo qui, è la stessa cosa, no? Ci siete? Perché di un prodotto posso fare le potenze di ciascuno, ci siete? Quindi quello che ci serve adesso è sviluppare questa roba qua. Voglio giù e dico, la faccio fare a lui, diciamo. Se è capace, ce lo devo dire prima. Sì, cioè, questo è facile. Okay. Ho capito la battuta. Lui è interessante. Ecco, qui c'è una parentesi in più, la tolgo. Ecco, e mandiamo. E quindi vedete che il DS quadro uguale DT quadro, questa roba, adesso questa roba separiamola in due pezzi. Il pezzo che non ha diviso il C quadro, è chiaro? Beh, lo si può fare a mano, no? Quindi basta che prendo questo pezzo qua, lo tolgo da qui, lo metto qui, e poi tolgo anche il meno v quadro, perché ma non è che lo tolgo, lo sposto e poi separo, è una parentesi tonda questo, poi questo meno, ora mettiamo in più, apro la parentesi, ecco, e poi devo mettere una parentesi generale, oppure se volete ci metto questo, quindi ho distribuito il prodotto. Adesso è qui il punto. Questa roba qui che cos'è? È il DS quadro visto in forma non relativistica, no? Però ha qualcosa in più, questo pezzo qua. Perché ce l'ha in più? Perché quando si fanno calcoli in approssimazione dobbiamo sempre tener conto che ci sono certe grandezze che possono andare al limite, no? Quindi qual è il limite di questo quadro? Se siamo in condizioni non relativistiche, C è una velocità infinita. Quindi. E vedete che qui vi rimane semplicemente meno del quadro. Ecco, quindi tutta la situazione che dobbiamo fare è questa, prendere questa roba e togliere questa qui. Perché va a zero nella prossima.
approssimazione in cui ci siamo messi. Siete d'accordo? Quindi questo meno lo tolgo ancora di qua e lo metto qui davanti. E poi il dt quadro lo sposto soltanto di posizione e lo metto qua. Adesso questa scrittura che cos'è? No, no, non è ancora precisa perché il dt quadro qui di solito lo mettiamo sempre per un attimo, per secondo. Devo mettere questo c quadro in evidenza, quindi lo metto qua, quindi qui devo dividere per c quadro, se no ho modificato tutto, e questo anche per c quadro, siete d'accordo? E quindi abbiamo questa scrittura qua, c quadro di t quadro per questa roba. Adesso la devo riorganizzare, era meglio, va. Sì, aspettate, faccio questo calcolo locale, così non mi cambia. Ecco, adesso questa cosa, c quadro di t quadro, e poi questo davanti, che cos'è questo davanti? Ho perso la parentesi. È il coefficiente davanti a c quadro di t quadro, ma il c quadro di t quadro di per sé che cos'è? È il dx0 quadro, sei d'accordo? Giusto? Ecco, quindi il coefficiente che sta davanti è il g00. Ok? Bene, allora scrivo g, poi gli dico di un attimo di andare qua, perché ho cliccato e non volevo aprire questo. Allora, devo prendere una cosa, ecco, ho perso, sono qui, devo prendere quello che sta tutto, perché devo scrivere la metrica in forma covariante, diciamo, su tre. E qui ci metto, quando usiamo questo, 0, 0. Questo qui è G00 covariante, no? Nella nostra situazione operativa di qua, d'accordo? Sì. E questa roba è uguale a questa. Quindi, qui ho trascurato di dirvi cos'è questa roba, ma V per DT cos'è? DR. Quindi vedete, possiamo proprio metterci questo dr quadro qui. State seguendo o vi state perdendo? V per dt è dr? Sì. V per t non è r? R nel okay. senso dello spazio, poi ci mettete okay. il vettore, quindi è lui, eh? Ok. Se abbiamo scritto v quadro è come dire vettor v scalare vettor v che dà un quadro. Devo fare, se faccio, se do, no, mi dite no, di fare passaggio, lo faccio. Era un quadro, c'era? Sì. Ah, c'era un... quello che è il limite. Quindi questa è proprio, vedete, sì. Allora, questa cosa dovete sempre confrontarla con la scrittura, diciamola, astratta, che è questa. Allora, qui ci devo mettere il G00. Questo mi è diventato il dx, dove questo x è in forma controvariante, quindi devo metterlo sopra lo 0. Mi si è spostato. Controvariante. Questo devo mettere dritto, grassa, 0. Quello che nel testo vedete scritto con una x e la 0 sopra, se la scrivo qui lui mi dà 1 perché la piglia come potenza, no? Se invece la metto proprio sopra il simbolo con le graffe così si capisce. Quindi vedete che sto cominciando a scrivere il, come si chiama? La metrica, perché adesso dovrei scrivere gli altri g tutti quanti, no? Che allora a questo punto sappiamo quanto vale il g00, vale questo.
quando siamo in una forma non relativistica, nel caso limite. C'è scritto qua, vedete, vettor V in DT è uguale al differenziale di R. È logico. È logico. Quindi, una volta che noi abbiamo trovato l'approssimazione del DS o del DS quadro, riusciamo a individuare chi è quell'oggetto della metrica che è il coefficiente che sta davanti a C quadro di T quadro. Ed è lo G00, che è tutta questa roba qui. Quindi quando uno lo guarda dice, che cos'è questa? È la componente temporale della metrica. Dura. Okay. E quindi ha una forma fenomenologica interessante, perché adesso se questa forma qui la mettiamo nella forma fenomenologica giusta, qual è la forma giusta? Sappiamo che è questa qui, quella di Newton. Guardate cosa succede. Gli dico, sostituisce al posto di φ la forma del potenziale. E mi viene questa roba qui, che è la G00 formata da 1 più questa roba qui. E questa roba qui che cos'è? Beh, se io sommo a 1 qualcosa, vuol dire che quel qualcosa è senza dimensioni. E se no non si può sommare a 1. Giusto? Quindi mettiamoci nel caso limite che questo sia proprio 1 e risolviamo R. Quindi c'è questo. E che cos'è questa cosa qua? Vediamo che cos'è dal punto di vista della nostra situazione vitale. Qual è la nostra situazione vitale? Che siamo sul pianeta Terra. E la Terra a cosa è sottoposta? Al campo gravitazionale del Sole. Quindi dobbiamo mettere al posto di M la massa del Sole. Siete d'accordo? La massa del Sole ce l'ho dentro nel database, eccola qua, è questa. Se adesso ce la mettiamo dentro, M grande deve diventare la massa. State seguendo cosa sto combinando. E viene questo. Adesso non abbiamo ancora fatto tutto perché non gli abbiamo detto quant'è G e quant'è C. Però anche questo è dentro la lista. Quindi io lo do questa lista qua. Poi ci sono i newton, i chilogrammi, dobbiamo soltanto ridurre le, quindi scegliamo i newton e questo mi dà che se questa M fosse la massa del Sole, l'R che rende quel rapporto uguale a 1 è 2953 metri, no? E uno dice, e che cosa vuol dire? Semplice, guardiamo quant'è il raggio. No, no, un attimo solo. Guardiamo quant'è il raggio del Sole. Se ci torno qui. Vedete quant'è il raggio del Sole? Allora, il raggio del Sole è 695.000 sì, mila chilometri oppure milioni di metri. Quindi allora diciamo tutto in chilometri. 695.500 chilometri è il raggio del Sole. Se il raggio del Sole, mantenendo la massa com'è, diventasse invece che 695.000 2,9 3 km il raggio del Sole, quindi una sfera di 6 km, quello è ciò che chiamano tutti quanti adesso black hole, buco nero. Quindi questo è il raggio gravitazionale del Sole. Adesso ti faccio vedere quel che volevi tu. Quindi già nella forma non relativistica è contenuto tutto questo processo strano, appare subito. Cosa volevi dire? Perché mi hai detto che G00 deve essere uguale a 2? Hai trovato il raggio? No, 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 deve essere uguale a 2. Aspetta, no, non ci siamo capiti. Io ho detto, che cos'è questa espressione?
Questa espressione deve essere senza dimensioni, se no non posso sommarla a 1. Adesso, io sto passaggio non l'ho capito, ma infatti non c'è nessun passaggio logico. Ho detto, andiamo a vedere che cos'è. Il modo più facile per vederlo è porlo uguale a 1. Vi è chiaro o no? Ah, ok. Invece se questo coso lo metto nella realtà di adesso, qui a R ci devo mettere il raggio del sole com'è adesso, e qui la massa del sole, ed è un numero piccolissimo. Quindi 1, qualcosa piccolo, capito? Sì. Allora, io avevo G00 formato da 1 più questa roba. Sì. Poi ho astratto e non mi sono più preoccupato di analizzare il G00, ma di analizzare la forma. E ho detto, il modo più facile per analizzarla è porla uguale a 1. Non è chiaro? Sì, no, questo che l'hai detto l'ho capito, ho visto che tu l'hai fatto. Mi domandavo perché a 1 non uguale a E. È perché se no veniva sfasato da quello che volevo far vedere, non individuavo il raggio gravitazionale. Questo vuol dire che questa qui è l'espressione del raggio di Schwarzschild o raggio gravitazionale, il raggio del buco nero, insomma, o meglio la distanza dalla singolarità gravitazionale dell'orizzonte degli eventi. Cioè, se voi fate una sfera con quell'R lì, quella è la sfera dell'orizzonte degli eventi, che appena la superate siete dentro la zona del buco nero. Ecco, questo passaggio non lo capisco. In che senso? Quale passaggio? Che tu hai detto, io vado a cercare qual è il valore di R per cui 2gm fratto c quadro R uguale a 1, monta il tuo, e hai trovato che questo raggio è uguale a quel numero di R. Eccomi, ma poi allora ho confrontato con la situazione del Sole e ho visto che quel raggio sarebbe 3 km, il raggio vero è 690, 700.000 km, quindi se stessimo nella situazione vera, qui R lo devo mettere sotto qui, ed è il raggio del Sole, viene un numero piccolo da sommare a quell'1 per avere il G00. Nella situazione vera, o meglio fenomenologica, è così. Ma in una situazione astratta non ci preoccupiamo più del G00, solo guardiamo questo, e il modo più facile di guardarlo è guardare quando è uguale a 1. No? Quindi non mi preoccupo più che se questo è uguale a 1, allora G00 diventa 1 più 1, 2. Perché? Che mi interessa? Non è più... Non possiamo sapere quanto è il G00. Allora, ripeto, vuoi saperlo per la situazione di adesso, riferita al Sole? Sì. Per la situazione di adesso, allora ti sto dicendo, al posto di M devi mettere la massa del Sole, e al posto di R il raggio del Sole attuale. Ma è chiaro che questa roba non diventa uguale a 1, perché quando diventa uguale a 1 R è 3 km, quello è 600.000, quindi questo numero diventerà molto minore di 1. Sì, ho capito, ma come fai a dire che quel raggio è Schwarzschild? Vuol dire che allora 3.000 km. Vi ho anticipato delle informazioni, non ce ne siamo accorti. Che ho anticipato, non è il momento ancora, no? Perché non stiamo analizzando la metrica di Schwarzschild. Sì, capito? Ma come fai a dire che quello è l'orizzonte degli eventi della massa solare? Se andate a prendere la metrica di Schwarzschild, l'analizzate, ricorre questa roba qui e viene fuori. Comunque posso farlo in un modo relativamente semplice, siete pronti? Posso farlo? Allora, G, no, è abbastanza semplice, diviso R. Questo cos'è? Ormai lo sapete, no? Cos'è? Il potenziale. Quando voi avete un potenziale gravitazionale. Sì, è il potenziale gravitazionale. Per avere. Questo è il potenziale gravitazionale. Se invece ci metto qui R quadro, questa che cos'è? Non ancora la forza, è l'accelerazione. Se ci metto M, ecco, abbiamo la forza gravitazionale, giusto? Tutto perfetto? Adesso questa qui che cos'è? È la forza con cui una massa M grande attrae una massa M piccolo, che sta alla distanza R dal centro.
Adesso qui ci vuole un volo pindarico, che è questo. Se m è piccolo e massa m grande, cioè mi diventa la m grande, questa cosa cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo, come fatto così astratto, no? Che quella è la forza con cui la massa del Sole attrae se stessa, giusto? L'implosione. No, no, aspetta, stai buono. Ma perché anticipi se sto facendo un ragionamento? Fammelo finire. No, va bene. Scusa. Alla fine facciamo le conclusioni e vi do tutta la libertà. Perché, oltretutto, mi disturbi dal punto di vista che mi fai deviare. Devo capire se quello che hai detto tu è corretto rispetto al ragionamento. Poi se è sbagliato, se devo intervenire oppure no. Venire, ragazzi. Perdono. Dovete avere un po' di disciplina. Cioè, capire il momento in cui dovete avere disciplina e il momento in cui non ce n'è bisogno. Allora, ricapitoliamo, poi comunque ti lascio dire quel che hai detto. Allora, questa qui è una forza, siete d'accordo? Sì. Ed è la forza di Newton, però le due masse sono uguali, quindi è difficile da capire, perché cosa faccio, due soli con le due masse? Non è così, e il concetto è questo: se questa forza la moltiplico per una distanza, cosa ottengo? Il lavoro. Ecco, il lavoro necessario a portare dov'è tutta la massa del Sole. Ecco. Allora, formalmente qui devo mettere per R, perché il concetto è questo. Supponete che il punto dove ci sarà il Sole è quello lì dove è adesso, no? Però non c'è niente. Dall'infinito raccogliamo tutta massa, quanta massa? Quella che poi sarà il Sole. Raccogliamo tutta questa massa e facciamo un lavoro per portarla fino a diventare quella sfera. Quindi stiamo avvenendo da infinito fino a R. Giusto? Okay. E contro quale forza dobbiamo lottare per radunare tutta questa massa? Contro questa forza qui. Non è M per M. Sì, proprio lei. È proprio questa che illumina, vedete? Perché a quella distanza ci sarà una sfera di massa m grande, che però è scritta come m grande, lì è la generazione del campo gravitazionale. Scritta con la seconda m è la m che ho, la vera massa che ho portato, perché succede questo, no? Man mano che porto massa si forma il campo in quella zona lì. E allora il resto della massa mi è difficile portarglielo. Non ce l'è proprio un mezzo. Ognuno pensa ai cavoli suoi, vabbè, pensate ai cavoli suoi. Allora, questa qui, come vi ho detto, è il lavoro per mettere insieme la massa. Adesso la domanda che... Ok, ho sbagliato il simbolo. La domanda che voglio porvi è questa. Tu, Marco, stai seguendo? Se questa massa si mettesse in movimento, che energia cinetica a livello normale newtoniano avrebbe? Mezzo m grande v quadro, ok? Però guardate che adesso non ho ancora finito. Cos'hai chiesto? No, dille, fai la domanda. Energia cinetica. Però attenzione, se adesso volessimo pensare a questa cosa, abbiamo radunato la massa del Sole lì. Poi qualche processo fisico fa in modo che tutta quella massa se ne va via, tutta. E ragioniamo che sta andando via, che energia cinetica ha tutta, non tutta la massa complessiva, cioè, ma questo uscire fuori, un mezzo m, che dobbiamo mettere lì al posto della v? Allora, ripeto, se voglio che tutta la massa del Sole diventi luce, chi è che scappa via? La luce, e quindi la V per noi è la velocità della luce. Ecco, queste due cose, il lavoro per mettere su la massa e poi questa massa che mi diventa tutta luce, devono essere uguali. Sei d'accordo? E adesso è una coincidenza che questo ragionamento di tipo newtoniano ci dia la risposta corretta. È solo una coincidenza. Ecco.
viene qua, adesso ricavo la R, ricavo la R, solito. E ci è venuta la stessa espressione di sopra, vedete? Ma quindi, qual è che è la coincidenza? Quindi il concetto è questo, eh? Qual è la coincidenza? Adesso non rompere, fammi finire il ragionamento e le conclusioni, Benino. Ma siete veramente indisciplinati. Allora, ma non siete capaci di appuntarvi le cose che mi volete chiedere? Fate una lista, alla fine dice, vabbè, hai finito, sì. Allora c'ho queste domande. Vi ho abituato bene, però adesso vi sto dicendo no. Allora, adesso cerchiamo di capire cosa è successo. Qui stiamo dicendo qual è l'energia potenziale che deve avere il Sole, no, che non che deve avere il Sole, che deve avere una massa affinché questa massa che mi diventa tutta luce impedisca alla luce di andarsene. Allora devo prendere l'energia cinetica che avrebbe questa luce che se ne va in una forma non precisa, ma in una forma newtoniana. E devo dire che questa qui deve essere minore o uguale di questa qua. E allora quell'R è che se io ho un R uguale a quello, la luce non uscirà mai. Se invece ho un R più grande, la luce esce. Se ho un R più piccolo, la luce non uscirà mai. Non vi è piaciuto? Adesso vi siete appuntati alle domande, fatemi le domande. La prima parte è quella che mi è rimasta qui. G, colui che l'hai oscurato. Sì. Allora, G, M fratto R quadro. Ecco, ce l'abbiamo qui scritto alla fine. Sì. Quello lì, G, M fratto R quadro, abbiamo detto che... Allora, se guardiamo, questa qui è energia, quindi la stiamo uguagliando a un'altra energia. Questa la possiamo chiamare l'energia autogravitante della massa M grande, che può essere il Sole, la Terra, no, la galassia. Io stavo dicendo, posso fare una domanda? Sì. La domanda è la seguente, non è un'altra, è quella che vado a fare. Se posso, GM fratto R quadro, avevo detto che è una accelerazione. Sì. E che è un'accelerazione? La moltiplichiamo per M, diventa una forza. E abbiamo una forza. Se questa forza facciamo spostare la massa di R. No, adesso, perché la moltiplichi per R? Te lo sto dicendo. Se la forza che hai la fai esercitare per uno spostamento R, hai il lavoro che è stato necessario per portare tutta la massa dall'infinito. È questo che non capisco. Non posso dire. Tu hai finiamo il tuo discorso là, poi facciamo un altro. Non è fatto il discorso. No, perché lui ti ha dicendo che per. Io sto dicendo che quello è il lavoro per avvicinare queste due masse di una distanza R, quando si trovano a una distanza R. Si trovano, diciamo, un miliardo di chilometri e li avvicini, ma perché dall'infinito invece lo stai dicendo? Perché la M è la stessa, non sono due corpi diversi. Quindi stiamo parlando di tutta la materia che è andata a formare quella massa. Infatti è quello che è illuminato che fa capire meglio. Quello che è illuminato si chiama energia potenziale autogravitante. Parte il nome, voglio dire. Che eh sì, ma è il concetto che bisogna avere. Sì, no? Il concetto viene da sopra, viene da quella R là. No, il concetto è da capire lì. Quella lì è l'energia potenziale della massa M grande, cioè il Sole. Qualunque corpo ha una sua energia potenziale. Che vuol dire qual è il lavoro che è stato fatto per metterla lì, per costituirla. Ok. Non necessariamente. D'altra parte, se quel corpo lo fate esplodere, ecco che qualcuno ha parlato di esplosione o implosione, cosa succede? Che tutto quel materiale piglia e se ne va verso l'infinito. C'è come una freccia.
Allora dovete invertire il processo. Se ce l'avete già tutta all'infinito la massa distribuita, portatela verso qua, dovete fare un lavoro per portarla in là. Chi Chiarissimo. fa questo lavoro? La forza gravitazionale. No, il concetto è chiaro. Fa un lavoro, in giornata. Ma non fa un lavoro per fare un percorso R, fa un lavoro dall'infinito fino a R e poi si ferma a R perché nel frattempo lì si è già radunata tutta. Se questa qui deve espandere, potrebbe Ho capito, cioè il vero problema è se io vi scrivessi in forma integrale quello che vi sto dicendo, lo capite subito, perché l'integrale definito avrebbe integrale da infinito a R. Poi siccome c'è un meno, perché l'energia potenziale ha un meno, lo giri al contrario, insomma, se lo guardate lo capite. quindi guarda, quel potenziale lì, Gm quadro su R, è l'integrale Sì. di G per M fatto R quadro, Per M M grande, grande, da da infinito infinito a R a R. piccolo. Così lo capisco. Avendo moltiplicato per R di corpo, non mi torna la Sì, ma siccome è intuitivo che una forza per uno spostamento vi dà un lavoro, lo so che non si capisce perché R, però se lo sposto per una distanza che è R, ottengo la formula che mi serve. E appunto, ognuno ha i suoi modi di avere le sue intuizioni. Però questo cosa diventa? Diventa questo ragionamento. Se io la massa che sta autogravitando voglio fare in modo che diventi tutta luce, ma questa luce non esca fuori, il raggio si deve contrarre fino a questo valore. Cioè, deve avere questa forma, che è il raggio di Schwarzschild. Cioè, quindi tutta la massa che sta dentro questo raggio produrrà luce, ma questa luce non esce fuori. Poi perché non esca fuori, questo non ce lo dice, no? Allora, questo è un potenziale, Sì, come l'hai chiamato? autogravitante Il potenziale della autogravitante. massa M. E quindi ogni massa nello spazio da sola ha quell'energia autogravitante Quindi anche questo qua è un potenziale. lì. No, quello lì è un'energia cinetica. Concetto, no? Cioè è l'energia di movimento, di allontanamento delle parti. L'energia che avranno le parti quando avranno raggiunto la velocità C. Subito la raggiungono perché tutta la massa diventa luce. Quindi non c'è un da aspettare tanto. In Quindi realtà se quell'energia lì è uguale al potenziale, no, all'energia autogravitante. sì, all'energia Non è autogravitante. potenziale, cioè è l'energia potenziale Sì. autogravitante, ma non al potenziale. Il potenziale L'energia potenziale, cioè il potenziale di energia. è. No, perché il potenziale gravitazionale si scrive come G, dov'è? L'ho scritto prima. Gm fratto R. E basta, che non è uguale a questo. Questa è l'energia potenziale. C'è una bella differenza. Questa è un'energia potenziale, è quell'integrale là. Quindi l'energia potenziale deve essere uguale all'energia Cinetica. cinetica. Oppure Se maggiore. c'è questo Oppure equilibrio, allora è maggiore. maggiore. Se c'è questo equilibrio, Sì, la non luce non può esce più. E succedere, non può succedere quindi questa è la condizione, diciamo, che non, della stella nera nella situazione newtoniana, perché verso la fine del Settecento ci sono stati alcuni che hanno ipotizzato che ci potessero essere stelle nere, però poi la relatività generale ha chiarito che il valore calcolato con stella nera con Newton è la metà del valore calcolato con la relatività. Quindi questo l'hai chiamato il potenziale Autogravitante, no, l'energia potenziale autogravitante, non il potenziale. Se tolgo una M, quello è il potenziale gravitazionale. potenziale autogravitante.
adesso volete, ma sì, questa cosa qua è un'indicazione, no? Certo, io ho ancora anticipato delle informazioni che col nostro percorso da Formichina arriveremo a trovare, no? Però dobbiamo prima trovare l'equazione di campo di Einstein, trovare poi una metrica, che è la metrica di Schwarz, da applicare all'equazione di campo e fare questi ragionamenti. E allora si scopre che queste cose sono spiegate come interpretazioni da quell'equazione. Se volete non vi faccio più anticipazioni, però mi sembra carino. No. Adesso vorrei farvi vedere una cosa interessante, se questa va bene. Allora, il punto è, la G00 è questa. Che cosa vuol dire che la G00 è questa? Che in condizioni di... dalla situazione di spazio-tempo curvo, progressivamente andiamo verso la situazione non relativistica, vuol dire andiamo verso la situazione piatta, no? Sì. E allora G00 diventa questo, in condizioni quasi piatte, diciamo. Va bene? Ce lo ricordiamo? Con la φ, sempre quella lì, che l'ho scritto qua. Eccolo qua, questo è il potenziale. Φ è il potenziale, non l'energia potenziale. Quando noi abbiamo il potenziale elettrico, se vogliamo l'energia, cosa dobbiamo fare? La carica per il potenziale. Quando noi abbiamo il potenziale gravitazionale, se vogliamo l'energia, cosa dobbiamo fare? La carica, che però qui si chiama massa, per il potenziale gravitazionale, mf, oppure gm grande r m piccolo. Allora, sì. Scusa, chi che fa? Sì. C'è un vibrato. Allora, vado giù. È molto intuitivo. Ora, io avrei messo, perché non c'è voluto mettere un mezzo dentro? È tutto giusto, dov'è il mezzo? Chiedo. Non c'è bisogno. Perché ce la devo mettere? Quello che dici tu, stai pensando all'energia potenziale di una molla che c'ha l'un mezzo. No, stavo pensando semplicemente che se io riduco il sole a due pezzettini che fanno all'infinito. A due pezzettini? Due pezzettini. Due mezzi soli che stanno all'infinito, il lavoro sarà, ci vorrà un mezzo. Allora a questo punto sì, ma allora devi fare mezza massa per mezza massa, sì. E allora però diventa una massa unica, e quindi un mezzo te lo togli. Ma per che motivo? No, perché vuol fare questa operazione? Perché non gli piace pensare a della polvere all'infinito che piano piano si raduna per formare il sole. Ogni granello di polvere c'è un suo contro granello di polvere, ma il totale della somma della massa dei granelli di polvere è m, e quindi mi sta bene una costante, basta. Se guardi l'integrale vedi che non c'è quello. Allora, perché qui è falsamente lineare la curva, perché in realtà r è vero che è una distanza, e noi le distanze le vediamo sempre lineari, in linea retta. Questa R è il raggio, quindi c'è una simmetria sferica che non stiamo vedendo, no? Espressa da... ma quella simmetria sferica ne tiene conto chi? L'integrale. Che l'integrale non integri in R, integri su R, teta e φ. Ha a che fare con il teorema di Gauss. E anche. Certo. Dubbi possono venire. Ma è giusto. Ma io comunque cioè non vado molto avanti, però vi faccio vedere una cosa che è rimasta lì da parecchio tempo, perché una volta vi avevo raccontato una cosa: perché un astro ha la temperatura dentro più alta che fuori. Sì, questa era carina. Ve la ricordate? No, non mi
No, vi ricordo che l'abbiamo fatto. Adesso, siccome citava la relatività generale e non l'avevamo mai fatta, vediamo se la trovo adesso. Come si chiama? No, termo. Aspetta. Geotermia. Devo cercare geotermia. Allora, e non so dove l'ho messo quello di geotermia. Allora, aspetta. Quella volta quel notebook l'avevo scritto perché mi avevano chiesto la questione geotermica, no? Perché c'è gente che pensa che sotto è freddo. Sotto, se lo pensa, come c'è gente che pensa che la terra è piatta, ha l'idea che il caldo sta su e sotto c'è freddo. La terra è piatta. Ah, sì, me l'avevo dimenticato. Infatti chi accende? Belzebù. Cosa? No, l'ho chiamato io. Ma l'ho chiamato io il programma. Allora, Geo. Mi accorgo dopo quanti anni che ho sprecato tutto il mio tempo. Mi trovo nel circolo dei terrapiattisti e non me ne sono accorto in tutti questi anni. Non è proprio piatta, è un po' inclinata così. No, vorrei tutto quello che la terra è piatta. Perché? Perché ormai su tutti i convini la terra è tonda. Ah, certo. Ma per il motivo sbagliato. È che lo vedono su Google Maps, ma che cazzo ne sanno? Chi ha fatto quel disegno? Certo. Chi era che l'ha fatto? Certo. Non ho capito. Potevano fare il coniglietto, potevano farlo, non ci voleva mica nulla. Algebra, geometria e algebra, insieme. Geo. Questa roba di geo, c'è anche un altro. Ah, mi ha chiamato geo per me. Ora geo 8, quindi geo 9, mi dici a tiro più geo. Senti un po' di lavoro fuori. Sì, però... Allora, proviamo un po'. Eccola, cioè, guarda un po'. E ce l'abbiamo, basta che salgo su e ce l'ho. Relatività Einstein. Relatività 0, 0. Allora, qui c'è la relatività. Qui c'è la relatività. E non so perché non l'ho trovata. Relatività 0, 0. No, perché adesso finalmente se lo analizziamo un po' si capisce, però c'è, vedete che domanda mi hanno fatto mio zio vecchio teosofo, ha di che ridire sul fatto che l'interno della terra sia ancora caldo, dice che sarebbe impossibile se così questo c'è l'inferno. Ma questi i teosofi non pensano che ci sia l'inferno. Qual è un teosofo? Infatti ci sono stati. Allora, la guardiamo oppure no? Sì, ero molto curioso. Allora, per affrontare la questione in modo migliore dal punto di vista teorico e partire dalla relatività generale. Bella risposta. Infatti ci troviamo ad analizzare un corpo cosmico, il pianeta Terra, immerso in un campo gravitazionale, quindi adesso capiamo, generato dalla massa del corpo stesso. E vogliamo indagare le condizioni di equilibrio termico. Per semplicità consideriamo il corpo immobile, altrimenti ci mettiamo nel sistema di riferimento del moto, se è un moto costante. In questo caso possiamo considerare il campo gravitazionale indipendente, corpo immobile, dalla componente temporale degli eventi, che si chiama X0,
lo 0 sta sopra in quanto indice controvariante. Data questa indipendenza, allora il campo gravitazionale si definisce costante. Attenzione alla sottigliezza. È costante rispetto alla coordinata temporale x0, non rispetto al tempo proprio tau. E noi quando viviamo, viviamo il tempo proprio, non viviamo la coordinata temporale, capite? A questo punto emerge la contrapposizione del quadro epistemologico einsteiniano o relativistico rispetto al quadro epistemologico newtoniano o classico. L'energia è di una parte del corpo piccola, parte piccola, misurata da un osservatore in un dato punto, è distinta dalla grandezza corrispondente, che non ho modo di chiamarla in altro modo, è chiamata E0 con lo 0 giù, che si conserva. Questo E0 scritto con lo 0 giù vuol dire che è covariante nella forma terra. Invece nell'ambito newtoniano le due energie coincidono, perché sono quelle fenomenologiche, appunto. Quindi già la relatività induce fortemente i concetti di misura, cosa che di solito viene attribuita interpretamente solo alla meccanica quantistica, interpretazione ortodossa, perché lì c'è tutto il problema della misura, invece già emerge da lì. Queste due energie sono legate dalla relazione covariante. Ecco, ancora non siamo in grado di vedere che sono legate così, però pigliamolo per il momento buono. E0 uguale E, che è quella fenomenologica, radice di G00, dove G00 è quello nostro, è la componente temporale della metrica spazio-temporale, il tensore metrico o fondamentale GIK, ed è quello scritto qui, questo è generico. Essendo il corpo in equilibrio termico, quando è in equilibrio qualcosa deve andare a zero, no? È costante la derivata dell'entropia rispetto all'energia che si conserva. Ferma. Allora, la derivata dell'entropia rispetto all'energia teoricamente vi dà il reciproco della temperatura, perché se lo leggete meglio, questo è il primo principio della termodinamica. Sì. Oppure la definizione di che cos'è l'entropia, no? Rispetto alla entropia, no, rispetto, no, la derivata dell'entropia rispetto all'energia che si conserva, e quindi devo derivare rispetto a E0. La variazione dell'entropia rispetto all'energia. Chi uno? Se dici uno. Allora, ve la leggo. Derivata di S rispetto a E0 uguale 1 tratto T0, no? Allora, è qui che c'è questo ragionamento da fare. Sotto c'è l'energia, sopra c'è l'entropia. L'entropia di solito è un po' una bestia rara che non si riesce a capire cos'è, ma se pensaste che indica il numero delle cose che può esserci, l'entropia è un numero di cose, e sotto c'è l'energia. Quindi questa equazione vi sta dicendo, se la numerosità delle cose che l'entropia regola fosse una sola, l'energia sarebbe la temperatura, e quindi la temperatura è energia, punto. Non c'è bisogno di Boltzmann, di niente. In realtà ce l'abbiamo. Sì. Quindi abbiamo questa equazione. Derivata normale, non covariante. Oppure è una derivata covariante. Capite la ragione? Beh, stiamo derivando rispetto a una grandezza covariante. Quindi non è la derivata covariante che stiamo studiando. Per quanto riguarda invece la temperatura T grande, teniamo presente che la temperatura da un punto di vista teorico è energia, essendo un fattore di conversione alla costante di Boltzmann. La temperatura misurata dall'osservatore in un dato punto dello spazio, lo stesso in cui ha misurato l'energia E, si ottiene derivando l'entropia rispetto ad E. E poiché l'energia E non si conserva, la temperatura varia da punto a punto, no, cioè non si conserva, cioè l'energia varia da punto a punto, allora la temperatura T è diversa nei diversi punti del corpo, che è quello che sappiamo, no? Okay. L'entropia dipende dallo stato interno del corpo,
non risente della presenza del campo gravitazionale. Quindi T0 è costante lungo tutto il corpo ed è espressa dalla derivata dell'energia E0 rispetto all'entropia. Questo fa ottenere il fatto che T per la radice di T00 è una costante. Allora, sì, ci siete? Allora, ricordiamoci che la relazione tra E0 ed E è questa. Adesso applicate la derivazione, cioè usate questo come elemento di derivazione della S. Ricordo che E0 è l'energia covariante vista da di una parte del corpo. E è l'energia di una parte piccola del corpo ed è distinta dalla grandezza corrispondente E0 che si conserva. Quella che si conserva è la E0, l'energia. Beh, possiamo usare i simboli che vogliamo, però diciamo c'è un'energia che si conserva, chiamiamola E0, no? Sì. Ok. Ecco, adesso E0 è uguale. No, ma anche questo si fa per l'energia per conservarsi, chissà dire, si conserva anche altri, perché sono nel vuoto io. Allora, è l'energia che si conserva perché nelle condizioni di equilibrio aspetta, perché non si riesce a capire? Cos'è che non si capisce? Non capisco io cosa non si capisce. Allora, intanto non so cos'è l'energia della parte piccola del corpo. L'energia di un corpo io la conosco come la equazione di bilancia e basta. Ma non l'energia totale del corpo, l'energia di una porzione di una parte del corpo. Devi fare riferimento alla equazione fisica, qual è tipo la famosa equazione? No, la massa per la velocità, no. Non ce n'è bisogno, perché voglio dire, quello è se vuoi avere il valore preciso, puntuale, misurato di quell'energia. Ma per farci un ragionamento è giusto dire che su tutta la Terra questa stanza avrà una sua energia, no? Sì, sì, cioè dobbiamo. Non c'è bisogno di sapere dettagliatamente come questa energia qui. Sappiamo che c'è. Che la somma delle energie di questa stanza più tutte le porzioni della Terra danno un'energia totale, vabbè. Quindi E è di una piccola parte. Sì, la stanza è una piccola parte della Terra. Distinta dalla corrispondente E0 che si conserva. Certo. Ossia? Allora, la E è l'energia di questa parte, ma se io cambio parte, la E cambia. Perché sì, la E è quell'energia di quella parte che stiamo considerando. Sì, sì. Ok. La E0 è la parte di energia che si conserva. È si conserva il stesso, è immobile. L'osservatore non vede bene se potete osservare in campo. Allora, facciamo così, se guardiamo l'equazione di questa, no? E0 è la parte che si conserva, E è la parte variabile, quindi è chiaro che G00 deve variare, in modo tale da compensare le variazioni di E, e la E0 si mantiene costante. Sì. Eccola, è qui la perdita di tutto, stiamo facendo fisica, non geometria. Quindi G00 non è affatto un termine geometrico. G00 è la metrica dello spazio-tempo ed è un fatto fisico, non è un fatto geometrico. L'interpretazione che ne danno la gente di adesso è sbagliata. Non mi addossare a cose. Ma che te la stai dicendo? G00, però tu l'hai sempre detto. Che è la metrica.
Certo, ma quando non è un'altra cosa. Ma quando ti è dico, no, un momento, quando ti dico che è la metrica, sì, non ti sto dicendo che è un fatto geometrico, perché non è, se tu mi riduci la metrica alla geometria, di che cosa? Di un sistema di una carta, come aveva detto la figura. Eh già, ma quello cos'è? Uno spazio? Capisci? Noi qui siamo nello spazio-tempo. Una varietà. Ci sono livelli troppo ampi, non so. Vabbè, ho capito che è ancora difficile analizzare. No, ma l'idea, proviamo, vediamo il G00. Il dato, lasciamo fare il G00, lasciamo dov'è il G00, ma la E con 0 non ho capito come fai a fare un giudizio. C'è una che si conserva e l'altra invece no. Ossia, sembra che sia la stessa massa che è vista da un punto di vista conservato e una che invece da un punto di vista non conservato. E come tu dicessi, questa stessa massa. Allora, aspetta, il concetto è questo: se una cosa si conserva, tutti gli osservatori come cosa misurano? La stessa cosa. Perché? E se no non si conserva. Se i vari osservatori vedono la misura di quella cosa che varia, quella cosa come fa a conservarsi? Non si conserva. Quindi c'è il concetto teorico che una cosa che tutti gli osservatori, quando la misurano, dà lo stesso risultato, quella cosa è covariante, Quindi questa sarebbe la parte invariante. Covariante, perché devo usare invariante? Invariante è una cosa molto più limitata del termine covariante. Vabbè. Ma io non ti voglio far tacere. Allora, fammi finire una frase, quando l'ho finito, come che hai chiesto prima. Va bene, allora. Se tu fai il tuo ragionamento, dopo noi parliamo, fai lo stesso favore. D'accordo, lo faccio anche a te. Il mio ragionamento, dopo ti scandalizzi perché ho detto delle cose che altre persone hanno interpretato. Va bene, va bene. Mia maledetta, perché Alberto okay. Era. Ricomincio, era arabo. Era arabo. Dai, ricomincio. Allora, questa energia E, zero, è, in questo ragionamento, un invariante. Domanda, sì o no? Invariante non so cosa vuol dire. Invariante nel senso che è invariante rispetto alla metrica. Cioè, vedi, è tutto un altro. No. Rispetto alle trasformazioni che può subire, rispetto agli eventuali jacobiani che trasformo questa visione in un'altra visione. Questa è l'invarianza, normalmente si considera questa invarianza. Si dice che di essere invariante perché è invariante rispetto alle trasformate di Lorentz, piuttosto che rispetto alla metrica. Infatti quello è giusto, che il DS quadro sia invariante rispetto alle trasformazioni di Lorentz, è proprio la definizione, certo. Perché quella è l'invarianza lorenziana, ma non è la covarianza. Sì, ma l'invarianza è invariante rispetto a delle trasformazioni. È invariante rispetto a delle trasformazioni. Che sono interpretate da G con zero. Neanche questo vuol dire. Ma non so, mi sono un pochino perso anch'io. Vabbè. No, veniamo avanti, cerchiamo di capire cosa si dice. Questa E con zero, la differenza tra E e E con zero, d'accordo, dice, da G e basta. Allora, facciamo così, ci sono due osservatori. Un osservatore, chiamiamolo fenomenologico, è un osservatore covariante, che si è messo in una situazione covariante. L'osservatore covariante misura e dice è zero. Qualunque osservatore che si mette in condizione covariante risponde sempre è zero. Invece l'osservatore fenomenologico varia per fenomenologia, quindi ogni osservatore dice la mia è, la mia è, la mia è. Questo era quello che voleva dire il discorso. Ecco, la covarianza dell'energia la si può rappresentare come la E variabile per la radice della G00, che è la E variabile. E allora questa qui si mantiene covariante, nel senso però non che lei è una costante, è covariante. Quindi potrebbe anche variare, ma è covariante. Allora adesso la derivata rispetto alla grandezza covariante dell'entropia mi dà la temperatura covariante reciproca. Mentre invece la derivata rispetto alla grandezza fenomenologica mi dà la temperatura fenomenologica. Ora, come è legata l'energia? Questo faccio qua allora.
Quale, quale, quale? Bisogna arrivare alla S in quel momento, no? L'entropia rispetto allora, all'energia. Sì. Allora, perché citiamo l'entropia? Perché abbiamo bisogno di introdurre la temperatura. Ecco, allora l'entropia è una funzione di stato generale che ha delle sue proprietà, infatti dipende dallo stato interno, quindi non risente della presenza del campo gravitazionale. Questa è la proprietà che ci interessa dell'entropia. Basta solo questa, non c'è bisogno di andare a indagare e studiarsi l'entropia in tutte le forme possibili. Però questa equazione dobbiamo creare, va bene? Perché la variazione rispetto all'entropia. Questa è un'equazione dell'entropia rispetto all'energia. Beh, quello è un ricavato, invariante. È un ricavato dalla definizione di cos'è la temperatura e l'entropia. Cioè, è il concetto teorico di come. Ma quello che avevo detto prima, quella derivata è uguale a 1 fratto t in generale. Sì. Quindi se adesso stiamo derivando rispetto a una grandezza covariante, è chiaro che quello che otteniamo è la temperatura covariante. Se invece deriviamo rispetto a una grandezza fenomenologica, otteniamo la temperatura fenomenologica. Quindi qui ci stiamo soltanto dicendo, guarda che useremo questo simbolo per dire la cosa che sappiamo che dovrebbe stare così. E usiamo quest'altro simbolo per la cosa che varia in quell'altro modo. Ok. Ora, T0 è costante lungo tutto il corpo ed è espressa dalla derivata dell'energia E0 rispetto all'entropia. Com'è? Perché è costante lungo tutto il corpo? Perché stiamo usando l'energia E0. E0. Per definizione. Ed è zero quella covariante che è già costante, quindi se io derivo rispetto a una cosa che è costante, ottengo la costante, no? Che vuol dire che l'entropia è costante? No. Hai una temperatura covariante e un'energia covariante. Forse posso ridire la cosa in questo modo. L'equilibrio termico del corpo deve essere, come dire, non concordato, che tutti siano concordi gli osservatori. Quindi solo se ti metti in condizioni covarianti riesci a dire il corpo è in equilibrio. E tutti gli altri te lo vengono a dire. Il corpo deve essere in equilibrio senza che la sua temperatura interna sia. Aspetta, la temperatura sua del corpo è quella fenomenologica. La T0 sì. Non è la sua temperatura, è la temperatura covariante. Quindi... Però il corpo potrebbe non avere temperature covarianti costanti, perché questo riporta di più che stai vedendo sul groppone di questa storia. O sbaglio. Da cosa deduci la temperatura? Tu dici è in equilibrio, cosa vuol dire? Che non ci sono trasmigrazioni di energie tra una parte e l'altra del corpo. Sì, l'equilibrio termico. L'equilibrio termico implica che non ci sono differenze di temperatura in varie zone del corpo, se no non c'è equilibrio termico. E l'equilibrio... Neanche dal punto di vista diciamo, di un osservatore non può essere meno. Eh no, l'osservatore locale non vede l'equilibrio. Questa è la differenza relativistica. C'è un equilibrio covariante. Sì. Quindi bisogna introdurre questo concetto. Beh, basta averlo, non c'è bisogno di adesso dettagliarlo analiticamente, perché se è un lavoro della miseria. L'entropia? L'energia. L'energia dice. Allora. L'energia. L'entropia dice quello che successe. E ma sarà questo costante? Non può arrivare. Nel senso che cioè un conduttore che si è trasformato, fine. E quando uno lo vede deve dire se è tutto, si è trasformato per tutto. Io questa frase non lo so. Allora io lo in questo modo. Per me, non lo so, l'entropia se ricordo bene. È il rapporto tra la variazione di energia e la temperatura.
quella è la definizione non proprio di entropia, ma di come misuri in un processo reversibile quella che poi diventa il concetto dell'entropia, ma non è ancora l'entropia. Tant'è vero che l'entropia è maggiore o uguale a questo valore che hai detto tu, perché l'entropia è legata al processo irreversibile. Il processo reversibile è quella roba lì che gioca il ruolo di quella che poi sarebbe l'entropia, ma l'entropia non è uguale a questa roba qui. L'entropia è maggiore o uguale a quella roba però lì, però è sempre una quantità, è sempre un calore diviso la temperatura. No, l'entropia non è un calore diviso la temperatura, perché una variazione di calore, vabbè, anche se diciamo variazione, non è solo legata al calore, anche alla numerosità, che non è calore, all'ordine e il disordine. L'ordine e il disordine sono disposizioni e sono molto relative, no? Vabbè, siamo su un terreno troppo scivoloso, direi di... non so. Vabbè, allora, se le pigliassimo come assiomi, ecco, se le pigliassimo come assiomi, succede questo, che T per la radice di G00 è costante. Stessa cosa per il potenziale chimico, ma lasciamolo perdere. Se torniamo alla nostra Terra, il suo campo gravitazionale è debole, quindi il modello newtoniano è ovviamente applicabile. In tal caso si ha che G00 uguale 1 più 2 φ su C quadro, dove φ è quello che abbiamo detto prima, φ uguale meno Gm su R, quello che abbiamo detto. Ora si ha, secondo la 3, che T per la radice di G00 deve essere costante, no? Quindi ci metto al posto di radice di G00, ci metto 1 più 2. Ora, questo vuol dire che T è uguale alla costante diviso la radice. Poiché φ su C quadro è piccolo rispetto a 1, si può approssimare la radice con quel... E dice che è 1 più un mezzo, no? Però c'è il 2 da via, quindi succede che praticamente togliamo la radice ma anche il 2. T uguale costante diviso 1 più φ su C quadro. Ora, sempre ancora perché è piccola, anche 1 fratto 1 più si può mettere la differenza, perché... Sì. E quindi T è uguale costante per 1 meno phi su C quadro. Poiché phi è minore di 0, l'ultima relazione spiega che all'equilibrio la temperatura del corpo è più grande proprio nei punti in cui il valore assoluto di phi è più grande. E phi è più grande il valore assoluto proprio all'interno del corpo. Infatti, se ci andiamo a pensare, l'equilibrio locale non c'è, perché la Terra sotto è calda e sopra no. Ma dal punto di vista covariante la Terra è in equilibrio termico, e allora è quell'equilibrio termico covariante che ci dice che ci dà. Poiché φ è minore di 0, φ non era il potenziale gravitazionale? Sì, meno g m su r. Non vi ho detto che, ma è meno, meno g. Perché è una forza termica. È il potenziale questo. Sì, comunque sì, per quell'aspetto al confine. Quindi scusa, perché è minore di 0? Se è minore di 0 questa roba è grande, è positiva, è uno più. Allora, qui sembra che non si capisca, ma se ci metti al posto di φ l'espressione in R e ti metti a R1 maggiore di R2, lo vedi subito. Se volete lo scrivo. Lo scrivo? No, sappiamo che φ dipende da m. Ma m è sempre la massa della Terra, quindi è sempre la insomma, considerare il tema in termico. No. Non te la ricordo, solo quella che hai sotto i piedi, non quella che hai sotto la testa. Questo, allora, il concetto che stai dicendo tu è questo. Quant'è il potenziale dentro la Terra? Sì. È una linea retta. Sì. Che dipende da R che man mano diminuisce. Cioè, R è costante. No, il potenziale scendendo, sapete che il potenziale che ma l'accelerazione diminuisce, però il ghiaccio. Esterno non contribuisce alla gravità, è vero
il fatto che R è più piccolo di R grande. Uno vedo niente, lo scrivo. Ok, lasciamolo. È ancora così incerto sto colpo. Che vi devo dire. E quindi siamo arrivati a questo fatto qua. Di conseguenza la componente G00 del tensore metrico nel caso limite è quello che abbiamo sempre detto, no? G00 uguale 1 più 2 φ su C4. Che fanno le altre componenti della metrica? Le leggiamo qua. Intanto quelle che hanno 0 e la parte spaziale sono nulle, vedete perché? Le componenti miste. E le miste invece sono soltanto quelle spaziali. Ed è delta alfa beta, e quindi abbiamo i meno, tutti gli uno col meno. Cioè, lo si vede qua, insomma. Se questa la realizziamo come matrice, abbiamo tutti degli zeri, e poi la diagonale principale, basta. La diagonalina sono gli zeri. Sì. La riga sopra è quella formata da 1 più 2 sono zeri. La 00 l'abbiamo già lì nella 44. Sì, questa è la diagonale. Sì. Infatti è delta alfa beta, no? Segnata perché c'è un meno là davanti. Sì. Quindi la matrice sarebbe una matrice diagonale che ha in alto a sinistra il C4 meno 2 C. Poi ha meno 1, meno 1, meno 2. In realtà le correzioni che si devono fare sono in generale dello stesso ordine di grandezza della correzione fatta in G00. L'impossibilità di determinare queste correzioni con il procedimento indicato sopra è dovuta al fatto che la correzione in G alfa beta, che è la parte spaziale, che è dello stesso ordine di grandezza di quella di G00, condurrebbe nella lagrangiana a termini di ordine più elevato, poiché nell'espressione di S quadro le componenti G alfa beta non sono moltiplicate per C quadro come succede per la G. Che devi, cioè abbiamo detto che G alfa beta è uguale a I. Vabbè, ok, adesso non è più vero, è uguale a I, è detto. Sì, è delta alfa beta. No, è vero, sì, ma noi stiamo adesso torniamo sulla G, sulla metrica generale. La metrica è, come dire, è uno strumento di analisi, sì, oltre che la metrica vera. Sì, stiamo parlando di questo. Quindi, invece di dire in realtà le correzioni, cioè in altri casi, si vedrà che non ha a che fare con la metrica, è una novità questa. È così, sta finendo il 32. C'è il problema che in realtà è soltanto calcolo, che è quello di ricavare le equazioni del moto usando i principi di minimizzazione. Quindi, se volete, cominciamo. Sì, scusa, se stabilire le equazioni del moto, quella che abbiamo visto, sì, a partire dal principio di minimizzazione. Non l'avevamo già usato, no? No, questa era... avevamo usato il principio di... Noi abbiamo usato il principio di equivalenza e allora abbiamo detto: il moto, quando siamo nelle condizioni piatte, è il differenziale di S uguale a 0. L'avevamo già usato il concetto. Non è minimazione, non è minimazione, di S quadro uguale a 0. Invece, quando siamo nella condizione curva, dobbiamo usare invece del D del differenziale, la D grande, il differenziale covariante, uguale a 0. Allora quello ci dà l'equazione del moto. L'abbiamo trovato perché dobbiamo fare una derivata covariante. Quello non è il principio di minimazione, è il principio di equivalenza. Sì, ma per arrivarci avevo passato dalla lagrangiana e avevamo detto che l'integrale nel tempo di quell'oggetto lì, e avevamo minimizzato quell'oggetto lì, avevamo messo uguale a zero la lagrangiana in qualche momento. No, guarda qui cosa abbiamo fatto. Allora, partiamo dalle condizioni della relatività ristretta, cioè piatte. Allora, il moto è dv uguale 0, cioè il moto rettilineo. Ora, questa d
se la facciamo diventare di grande, stiamo applicando il principio di equivalenza. Okay, okay. Quando abbiamo scritto dUI uguale 0, espresso, ecco qua. E quindi queste qui sono le equazioni del moto, fine. Non c'è il principio di minimazione. In realtà il principio di minimazione. Ero convinto che a un certo punto della dimostrazione ci fossimo incastrati. No, non abbiamo mai usato la Lagrangiana. In realtà c'è un fatto. La Lagrangiana la stiamo usando in modo implicito perché è la G. Non che direttamente la G, ma è dentro la G la Lagrangiana. Pensiamoci un attimo. Pensiamoci un attimo. Noi abbiamo che l'azione è meno MC integrale di S. E S cos'è? La separazione, ma da chi è dato? Dalla metrica. Quindi c'è di mezzo la metrica potentemente. Eh sì. E quindi la Lagrangiana e la metrica sono molto legate. Mm. Allora, se volete proviamo a fare il calcolo. Alla fine si trova qualcosa. Ma dobbiamo fare il calcolo. No, vedere solo la fine, dietro. No, ma è giusto per capire dove si arriva. E si arriva qui. Si arriva. Si è quello che avevamo sotto, giusto? Sì, più o meno, sì. Le 35, allora sopra avevamo le 35. Le 35 sono queste, quindi non è proprio uguale. Perché abbiamo portato l'indice sopra? No, perché c'è una roba covariante, solo per quello lì, sì. Però. E quindi arriviamo allo stesso, dobbiamo arrivare. Per forza. Ok, dai. Proviamo allora. Che è molto astratto, quindi che piace a me, ma non so che possa piacere. Allora. Prendiamo questo delta. Vabbè. Allora, noi abbiamo questa situazione. No, ho sbagliato. Devo mettere due parole. E per chiarire meglio cambio un attimo la scrittura, nel senso che qui metto una T e poi questa la metto tra parentesi. Così abbiamo. Allora. Noi cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di applicare il principio di minimazione. Per applicarlo dobbiamo entrare nel regno del calcolo delle variazioni. A noi basta applicare l'operatore di variazione al primo ordine, quindi variazione prima, quindi la delta senza nessun esponente. No? Questa delta è l'operatore di variazione. Ora, la cosa teorica è che quando siamo nell'ambito fenomenologico, come era Lagrange, la delta operava su tutte le variabili compatibilmente con i vincoli, quindi c'è dentro il mescolato, il principio di D'Alembert, il principio della regola attuale, escluso quando aveva direttamente a fronte il tempo. Quando aveva di fronte il tempo lo pensava congelato e quindi delta t è zero. Ci siete? Ora qui noi non abbiamo il tempo, perché il tempo è intrecciato, è entangled dentro gli altri. Allora bisogna capire che cosa. Allora, quando noi abbiamo questa delta, però opera come un differenziale in un certo senso, quindi viene fuori D2 di S delta di S. Sei d'accordo? Sì, d'altra parte però questa stessa cosa è uguale alla delta che agisce su tutta la nostra metrica, quindi G però lo devo mettere sotto, aspetta che lo vado a copiare là. Il G deve avere la forma covariante, no? Gli indici sono dello spazio-tempo, quindi usiamo quelli latini, al contrario. E poi dobbiamo prendere l'operatore di x0, dove è questo. Questo. E qui ci devo mettere d x0, xi e d xk.
È vero che, diciamo, per struttura il DS è questo qua, no? Sì, ho capito perché hai fatto il passaggio con il 2DS DS. Non serve. Non serve? No. E questo è proprio il DS carta. G in carta, basso, quindi in salto in carta, è il DS più. Tutto di bello. Tu dici che ho fatto qualcosa di troppo? No, forse no, perché poi questo DS qui allora in realtà noi abbiamo questo uguale a questo per la proprietà, certo, transitiva, e quindi questo DS lo posso usare per portarlo qua come divisore. Allora adesso andiamo a vedere cosa succede qua. Uguale qui il delta deve agire su tre oggetti, perché lì è un prodotto di tre oggetti, anche se sono legati con gli indici in modo che ci sia la sommatoria, d'accordo? E quindi dobbiamo avere prima questo, che lo mettiamo davanti per la delta, ma non deve essere girata, di cosa? Della GK e adesso qui a parte vi faccio la delta della GK. Che se vedete cosa abbiamo fatto qua. Ah, questo è carino, questo qua è carino. Tu hai fatto la delta della GK, l'hai fatta la spesa per il D. Certo, se andiamo fino al livello 20, certo, abbiamo questo passivo. Che dobbiamo scrivere la derivata. La derivata storta di GIK. Tratto. Derivata storta di xl, mi copio questo e ci devo mettere un indice diverso dagli indici della metrica, perché così formiamo un tensore del terzo ordine. Poi tutto questo lo dobbiamo moltiplicare per la variazione prima, ecco, e quindi questo lo piglio, questo però è soltanto un primo pezzo. Lo piglio qua, lo metto qua, ci metto il pezzo di I, la L, così si diventa muta più quella là, e la D la devo far diventare la delta della variazione. Quindi questa è la delta della metrica, la variazione prima della metrica. D'accordo? Quindi questo pezzo lo vado a. Lo devo mettere al posto di questa roba qui. Ok, lo scappio con tutti i pezzi. E devo moltiplicarlo per il differenziale più due volte per quello più è arrivata quella americana più che cosa? Sarà due volte, quindi guardiamo una sola e ci siamo, quindi devo prendere il GK, poi un differenziale, piglio quello con la I perché sto applicando la delta all'ultimo, sì. Poi il differenziale della variazione. Ecco, adesso scrivo l'ultimo differenziale, ci metto la delta davanti. Adesso qui, sfruttando il concetto che la metrica è simmetrica, vedete qui possiamo scambiare gli indici. Certo. E quindi otteniamo l'altro, per cui basta dire che è due volte, no? Adesso questa roba la scrivo tutta, quindi piglio questo qui uguale, è di nuovo passato, sì. Questo perché uguale, uguale a questo. Adesso uno dice, e beh, cosa facciamo? Semplice. Noi dobbiamo fare la delta della S. S è l'azione. E l'azione, vi ricordate com'è? Allora, l'azione è questa, la S. Quindi dobbiamo fare uguale
aspetta. Corretto? E vedete che quindi questo delta su queste costanti le portiamo fuori, entra dentro e abbiamo bisogno del delta di S, che allora dobbiamo isolarlo da lì. E allora viene fuori, lo isolo qua per averlo espresso, devo dividere per questo 2 di S e lo divido, o queste due e lo divido in questo 4. E poi lo divido anche qua, che in realtà devo lo metto sempre sotto i due qua, e qui si capisce che questo 2 va via. Quindi adesso scriviamo questa parte qui, la ricopio e la scriviamo così: delta entra dentro, quindi porto fuori prima di tutto la meno mc, poi delta lo porto dentro fin qua, d'accordo? E abbiamo il nostro. Adesso al delta di S, che ce l'abbiamo qua, ci vado a sostituire tutta quella roba. Quindi la variazione prima dell'azione diventa tutto questo, che i delta sono già distribuiti, quindi e anche il DS, quindi devo soltanto fare. Adesso tutto sta nel dire rispetto a cosa integriamo, di mettere i giusti differenziali per fare il lavoro. Sì, stavo integrando rispetto al DS. Eh sì, io l'ho perso. Adesso invece è il doppio integrale, no, di questo. Ah, ma sai che ho fatto un errore stupido. Ve lo faccio notare adesso parlando, non dovevo isolare tutto, bastava che qui questo lo lasciasse DS qui davanti e quindi lo tolgo, sì, perché poi è brutto dividere per un differenziale che crea. Perché? Perché il DS qui c'è, questo DS, cioè voglio dire, questo chi devo sostituire è questo qua. Ah, ma quindi era giusto, rimettiamo dove deve stare, no? E allora l'ho sostituito giusto, però abbiamo questo DS. No, non deve essere così. È giusto, perché io devo sostituire tutto questo qua. Sì, ma adesso guardate come gioca. C'è un giochino semplice. Qui c'è l'integrale. Fatemi copiare due volte questo. Allora, fatemi copiare l'integrale due volte. Uno qua. Lo metto più. E tolgo questa parte qui e poi tolgo questa parte qui. E qua c'è scritto. Avete capito cosa ho fatto? Cioè l'integrale è additivo, quindi l'integrale di una somma è la somma degli integrali. Perché ho fatto questo? Perché adesso questo ds che è qua, io posso mettere un ds qua per avere l'integrale col ds, ma questo gli devo mettere il quadrato, giusto? Questo mi passa nella tastiera americana di tempo, altrimenti. Poi il ds lo metto ancora qua e qui viene al quadrato, bene? Ds quadro. Adesso l'altro passaggio è questo, delta S è qua. Questo delta DS al quadrato, come fosse DS per DS, no? Quindi questa scrittura
la sostituisco con questa. Un attimo che pulisco. Qui ci metto 1 e questo lo tolgo, quindi l'1,5 l'ho messo e questo 2 lo tolgo. Ho messo in evidenza il 2. Poi questo DS quadro è DS per DS. Come DS quadro. E poi, quindi lo distribuisco. Quindi questo qui ne faccio 2. Tolgo quella col K e tolgo il DS. Tolgo quella con la I e tolgo il DS. E quindi quando l'ho scritto così, questo che cos'è? È la UI, la quadri velocità. E anche qua stesso ragionamento. Alla fine il 2 va via, quindi questo 2 va via, questo 2 va via. Il DS diventa DS per DS, messo sotto ognuno dei differenziali mi diventa qui la UI e qui la delta di un K. Quindi adesso faccio un altro passaggio per farlo chiaro. Quindi questo lo chiamo semplicemente UI e tolgo tutto l'armamentario dell'operatore di derivati. D'accordo? Sì, sì. E a casa gli metti un K. E qui un K, stessa cosa, con via la D e via la D. Adesso qui che ho gli UI lo faccio direttamente. Qui ci metto una UI che mi toglie questa parte qua. È sotto un quadrato e un DS mi rimane. E poi la UK, che è questa, la porto lì e tolgo, però diventa qui, sotto la delta. Sì, sì. E così mi rimane ancora un integrale in DS come primo integrale e un integrale in DS come secondo. Qui con le UI e qui con la delta, un K. Ci siete come idea? Sì, sì, per me va bene. E in realtà questa la lasciamo ancora così. In realtà ho esagerato perché non c'era bisogno questa di portarla come UI, no? Ma se no non si sarebbe capito. E dobbiamo lavorare solo su quella, perché questa è quella che dobbiamo integrare per parti, no? Ah, ecco. Delta piccolo, delta piccolo, cioè, o variazione. La variazione è più di... Ah sì, ho esagerato, ho fatto allora, con la storia di mettere le U ho fatto un piccolo errore per questo. Non c'era bisogno delle U. Dove? Qui. Quindi questa lasciamola ancora col suo nome, quindi la UI la rimetto sotto forma di derivata e la UK anche, e sono tornato indietro. E perché? Un attimo, vedi come devo manovrare, un casino. E questa, la UI la lascio come questa. Quindi questa UI diventa così. E la UK anche, la metto come questa. Che però sta sotto la delta. Adesso ho scritto tutto corretto. Questo mi rimane ancora così com'è. Questo da solo lavoriamo dal punto di vista dell'integrazione per parti. Il ragionamento è questo. Vedete che qui c'è la delta di una derivata, no? Che è la variazione prima della derivata. Allora l'integrazione per parti cosa fa? Mi dà meno cioè in pratica sposta l'operatore di derivata rispetto a S, da qui lo mette a questo oggetto qua. Vediamo se scrivendo D
uguale. Fatemela prima copiare e poi lo scrivo. Qui ci metto un meno. Qui ci metto questa così. Senza questo perché deve rimanere solo l'operatore. E qui aperta tonda e qui chiusa tonda. E qui abbiamo tolto l'operatore e quindi mi rimane la delta della x scatto. Avete capito cosa ho combinato? Cioè sto dicendo, siete d'accordo che questo è vero o no? Concetto di derivata per parte, di integrazione per parte. Allora, ricopio tutto questo e al posto di questo integrale qui ci metto questo qua. Allora, devo partire dal più. E adesso questo è facile, abbastanza facile da aggiustare in questo senso qua. Qui l'integrale posso togliere alla fine, cioè allora mettiamo questa parentesi, la mettiamo dentro a questo livello, poi questo integrale lo sto togliendo e la parentesi di chiusura la metto qua e questo ds, siccome c'è già, è fuori, metto qua e questo è parentesi qui. Ecco. E il ds sotto il livello. No, questo è giusto. Uno dice ma come mai questo è uguale? Perché c'è qui il prodotto, no? Ma viene moltiplicato per la delta xk che è nulla. Capito? Allora, adesso questa roba qui è quella che ci siamo posti. Adesso possiamo passare. Possiamo passare alle UI. No, in realtà potremmo rimanere lì perché poi dobbiamo ritornare indietro, però andiamo sulle UI. Allora, questa è la UI e tolgo la struttura dell'operatore col D. Questa è la UK. E poi qui è questa qui è una UI anche lei. UI e via questa. Questo qui sotto la linea di frazione e questo avendo messo la perfetto, adesso ci siamo, c'è un problema. Che qui c'è la variazione prima dell'evento secondo l'ordinamento L e qui la variazione prima dell'evento secondo l'ordinamento K. Ma in virtù della simmetria di G, I e K li posso scambiare, quindi qui mi compare, qui verrebbe K e poi I, ma è uguale, lo lascio stare. Qui ci metto il K e qui ci metto la I. E finalmente adesso abbiamo le variazioni prime delta I. No, aspetta, questa è una L.
Ma giustamente le cambio. Puoi mettere L qui e L là. Ecco, la L devo, qui devo scambiare K e L. Quindi K mi diventa L. L mi diventa K. Ho sbagliato prima. E là ritorno di nuovo. Sì, perché ho sbagliato, quindi I e qui K. No, no, tanto la G è sempre la G. Quindi adesso ho la delta che può stare fuori, quindi la piglio e la porto fuori. Fuori dalla parentesi, e questa la tolgo anche, ho messo in linea. E quindi abbiamo dentro questa roba qui. Ora, questa è la variazione prima, deve essere uguale a 0. Allora, perché se è uguale a 0 la variazione prima dell'azione, questo qui, che è il coefficiente davanti, deve essere nullo. Oh, dai, mio Dio. E allora abbiamo proprio questa cosa qua. Allora, prima abbiamo questa, ma questa, se facciamo la derivata qui dentro, diventa queste due parti, e quindi ce l'abbiamo tutto. Sì. Okay. Adesso c'è l'ultimo passaggio, che il terzo termine, che è questo. Lo possiamo scrivere in questo modo, sfruttando la G, la simmetria, possiamo fare la somma di due parti simmetriche e quindi poi dividere per due. E quindi abbiamo che tutto questo oggetto diventa meno questo, che è legabile con quello, no? E allora a questo punto, vedete, ci sono questa derivata e questa derivata, che sono le derivate delle metriche, che è l'espressione dei Christoffel. E tutto diventa espresso come Christoffel, eccolo qua, e questa G qua. Poi sollevate l'indice e abbiamo 85, e abbiamo questo numero. Sollevare l'indice. Allora, la calma è questa. Questa qui è una derivata della metrica, anche questa. Questa, siccome c'è UK, U moltiplicato UK è simmetrico. Allora qui possiamo introdurre due pezzi, che se poi non dividessimo per due, ne abbiamo introdotto due arbitrariamente, no? Ma due pezzi uguali, allora, ve la faccio così, così ci capiamo subito. Ma non è nella nostra scrittura quella. Aspetta. No, ma guardiamola di qua. Ah, vi basta qui. Allora, state a sentire, se qui c'è GIL su DXK, e se poi invece mettessi GKL su DXI, quindi posso scrivere questa stessa, prima con la I e la K così com'è, e poi con la K e la I scambiate. Scambiate qua, l'ordine non cambia. Quindi se adesso faccio la somma ne avrei due, ci metto un mezzo. Ora, l'un mezzo di qua e l'un mezzo di qua me li metto insieme. Queste hanno il meno, queste hanno il più. Se inverto il segno ho proprio la gamma, e meno la gamma. Perché dovete ricordarvi la definizione della gamma, se torno su la vedete. La gamma, eccolo qua, pure. Gamma, vedete, c'è questa derivata col più e quella col meno. Invece sotto abbiamo una col più e due col meno, che quindi vuol dire che è meno gamma. Adesso andando giù, ancora un po', e quanto, madonna, quanto roba. Eccolo qua. E quindi questa è esattamente questa, per la simmetria della G. La mettiamo al posto, quindi abbiamo tre derivate della G con le UIK, con i segni giusti, e quindi c'è proprio la gamma. In questo pezzo in mezzo rimane. Per cui solo questo è questo qua, e questo qua senza il meno. E questo, più questo mi diventa le UIK, queste qui, col meno gamma. Ma allora, il meno di questa qui è il meno della gamma, li tolgo e qui, perché è uguale a 0, e quindi alla fine ho questa qua. Adesso per togliere quella basta che moltiplico per la metrica e cambio l'indice, e mi si solleva l'indice, no?
e allora ottengo proprio le 35, o comunque queste qui sono già le equazioni del modulo. Quindi succede questo fatto: mentre per farlo in modo intuitivo dobbiamo prendere l'equazione del moto nello spazio di Minkowski, che è, che è il differenziale delle velocità uguale a zero, e allora poi dobbiamo dire usciamo fuori da Minkowski, più ci allontaniamo dallo spazio di Minkowski più lo spazio diventa curvo. Allora se diventa curvo il differenziale ordinario deve diventare il differenziale covariante, e quindi il differenziale covariante diventa il differenziale ordinario più la gamma, e abbiamo il moto, che è la cosa che abbiamo fatto la volta scorsa. Invece adesso, per ottenere il moto, applichiamo semplicemente il principio di minimazione. Questo vuol dire che il principio di equivalenza più il concetto di derivata covariante è contenuto dentro il principio di minimazione. Cioè, diamo questo significato fisico al principio di minimazione e quindi abbiamo il moto. È chiaro che ho ragione? Intuitivo. Sì, intuitivamente mi verrebbe più naturale dire così. Quella equazione di qui sta dicendo che l'accelerazione è il quadrato della velocità. E quindi passando dal punto di vista delle energie ha un senso. E ci trovo più mio anno. Va bene. No, ma quando hai detto l'accelerazione del quadrato della velocità dov'è? Non ho capito. Sì. Qua c'è un quadrato di una velocità. Ecco, quindi? L'accelerazione a me mi ricordo. La velocità dell'accelerazione, quindi in qualche maniera una forza, se per pensarsi in un senso di una forza di una distanza che ha una energia, che è un quadrato di una velocità, che è una forza di una energia. Il fatto che le gamma e KL lì non è che sono quei coefficienti che servirebbero per avere l'energia cinetica. No, poi, no, certo, tutto questo discorso che manca la massa, manca tante cose, però. Vabbè, se vuoi guardarlo ce l'avevi tu. Vabbè. No, era solo una cosa. Comunque io. Torno a ripetere questo fatto metodologico: quando siamo dentro una teoria più avanzata è inutile prendere concetti della teoria precedente per capire la teoria avanzata. La teoria avanzata introduce per forza concetti nuovi ai quali non siamo abituati, quindi è meglio sopportare una cosa a cui non siamo abituati, così non perdiamo informazioni, che togliere noi l'informazione perché continuiamo a vedere le cose a un vecchio modo. Però poi uno fa come crede. Se uno fa questo tutta la vita per una vita, sicuramente si riesce. Non è il mio caso. Bene. Va bene. Quindi, prossima volta ci siete o no? Io sì. Tu hai la schiena rotta, cosa sì, sai? Sì. Ci sei. Faccio la schiena rotta, tutta quella ginnastica che fa.